che costruire la piscina è costoso e soprattutto farne la manutenzione è costoso, bisogna vedere se all'interno di una proposta questo è. Quindi noi si lavora su due strade, una è quella di andare avanti sulla richiesta dei fondi, l'altra è quella della concessione, perché al di là del fatto dei sopralluoghi poi può darsi anche il bando per la concessione non si presenti nessuno, oppure che la proposta sia tale da non essere accoglibile, perché la prima proposta del project che il direttore generale rimanda indietro dicendo di fare modifiche era una proposta che chiedeva di intervenire alla provincia con più soldi di quelli